Non so che fare, raga. Campero, non campero. Ma sapete che c'è? Camperiamo. Ragazzi, si gioca così a sto gioco? Vabbè, giusto, giusto. Grazie mille, Brawl Stars, sempre sul pezzo. Sei un grande! Ma bella raga, ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi ragazzotti miei siamo qua tornati sul mio account secondario col mitico Griff, anzi l'epico Griff. Perché come sempre con i nuovi brawler bisogna farlo dal grado 20 livello 1 tutto in un colpo. Quindi alla fine vedremo in teoria, salvo un più 500 super iper mega soddisfacente. Quindi come sempre lo andrò a giocare nelle showdown in solo per valorizzare il livello 1. La mappa andrà bene, non lo so. Quindi partiamo subito, da adesso non posso più uscire. Quindi come sempre faremo la primissima partita insieme. Poi dopo andrò avanti con la mia live di Twitch. A tal proposito mi raccomando, primo link in descrizione per venire a seguirmi su Twitch. Noi comunque ci ribecchiamo verso la fine, quando mancano magari 4-5 partite. Non mi dispiace l'attacco, toglie 726 per quanto? Per 3 volte. Quindi sono 2100 se lo prendi al massimo. Non è male come cosa. Se diciamo che puoi tirare delle belle bottarelle. Anche se poi... No dai, non posso perderla prima. Recuperiamo la vita, ok, riproviamo ad attaccare. Ho paurissima. No. Perfetto, ho perso il primissimo game. Sono un grande, ci ribecchiamo dopo. Dai, Lanto, tutto bene tu? Ma che è? Ma... lagga tutto, fratelli. Fino a quando non escono nuovi giochi mobile o Brawl fa un aggiornamento del... Ragazzi, non va il tasto esci. E niente ragazzi, sono qua da qualche minuto. Il tasto esci non va, si è rotto. Mannaggia. La vita è bellissima. Purtroppo contenuto rovinato. Non ci sarà il più 500 alla fine. Ripartiamo da qua. E dunque ragazzotti miei, rieccoci qua dopo quella partita sbocchevole. Siamo arrivati a 456 coppe e ora si va verso le 500. Come avete visto, in mezzo alla partita c'è stato anche quel bug, quel qualcosa per due partite di fila. Adesso non so come ve l'ho strutturato in fase di editing, però diciamo che questo gioco ha un po' scammato. Per cui sì, alla fine purtroppo non vedremo il più 500. Grazie mille Brawl Stars, sempre sul pezzo. Sei un grande! Però vabbè, non c'è problema, fate finta di nulla. Alla fine vedremo comunque un più 300 e qualcosa. Va bene lo stesso. Purtroppo non dipende da me, ragazzotti miei. Comunque, che dire su questo brawler? Ovviamente, come ogni brawler in questa tipologia di serie, essendo livello 1, fa un po' sbocco. Il danno non è neanche male se hitti bene l'avversario. Se è così da livello 1, allora maxato com'è è totalmente un'altra storia. Per cui sì, diciamo che nel suo piccolo non è male, ma ovviamente è molto limitato. Qua siamo già terzi intanto, molto interessante. Più che altro la cosa scomoda di questo brawler è che da lontano, soprattutto da livello 1, non toglie nulla, regà. Anche se lo hitto, non fa danno. Intanto si è rimasto uno più. Vabbè, ovviamente vince Tara, mi ha distrutto già. Io ci provo, ma credo sia un po' improbabile. Ecco, vedete, io ho tolto 600 hitandolo con tutte e tre le hit. Com'è giusto che sia, questo brawler da lontano fa così. Però magari da maxato, anziché togliere 600, erano magari 1200, 1300. E già lì un po' cambia. Ad ogni modo qua tira la ulti, ho perso. Poi sì, c'è la sua ulti che non è male in realtà. Aspetta che io ho fatto male. Sì, ma diciamo che effettivamente... Vabbè, ok, andiamo avanti. E abbiamo fatto anche il grado 19. Allora, procediamo. Vediamo se non riesco in realtà a prendere le due casse. Anche se poi aspetta, perché sta Shelly. Qual è il tuo piano, Shellina? Se io qua prendessi la ulti sarebbe davvero spettacolare. Purtroppo... GG, no, perché qua ha recuperato la vita e io non ho concluso niente. Dai. Vabbè, prendo comunque la cassa di qua. Comunque sì, mi sa che prima non ho finito il discorso del... della ulti. Non è male, anche perché vedete che torna indietro la hit. Quindi se uno ti pusha proprio esattamente come ha fatto Shelly adesso, non è male. Però sì, anche qua è molto limitante la questione. Vediamo se riusciamo. Oh mio Dio. Money, money, money. Il nostro amico è fissato con i soldi, ragazzi. Lui vuol fatturare, però poi li lancia. Quindi, boh, deciditi, bro. O li lanci o li tieni. Vabbè, terzo arriva. Va bene, non c'è problema. Ma procediamo. Abbiamo intanto la cassa. Proviamo a prendere queste due. Qua volendo possiamo hittarle entrambe. Il meteorite qua è stato molto contenutistico. Tant'è vero che abbiamo preso due power up. Recuperiamo la vita. Vorrei provare a prendere queste due. So che c'è la Bea a sinistra. Eccola qua la Bea, che giustamente deve imporre la sua cagagagaggine. Ma in realtà problemi me ne va a creare, ragazzi. Purtroppo un po' me ne va a creare. Il power up lo prende il primo. Giusto. State... No, 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 state calmo. Memo, dai. Ruota, io intanto faccio così. Dai, che si è messi bene. Ulti, così prendo anche Shelly. Ed è il primo, ovviamente. Mannaggia. No, non ho parole. Ma vai dal primo. Mannaggia, i pesci.
e niente. E quindi ripartiamo. Se facessi una partita stando fermo, vabbè no, aspetta, sai come ha visto, quindi no, che stiamo lì. Può finire qua il mio game? Forse sì. E raga, come vi ho detto, noi siamo stati qua tranquilli e spensierati, siamo arrivati terzi. Qua buttiamo una bella ulti che non serviva. Guarda, se dovesse arrivare primo sarebbe veramente il colpaccio più colpaccioso della storia. E direi che effettivamente è così che si gioca questo gioco, in questo modo. E dunque, raga, procediamo. C'è uno fermo sopra, ah no. C'è una Colette che in realtà per ora proviamo a punzecchiarla, ma senza esagerare. Io ovviamente vorrei sempre prendere queste due cassettine se me le lasciasse, quindi gentilmente. Niente, arriva anche Spike e non sa da fare. Mi sa che qua potrebbe andare a finire tranquillamente come prima. Ci mettiamo nel cespuglietto e il game finisce lì. A meno che, aspetta, aspetta, che sta succedendo sopra? C'è Spike che come... No, 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 ciao, me ne vado. Non so che fare, raga, campero o non campero. Ma sapete che c'è? Camperiamo. Oh, bella sta Colette, one shot. Perché ti sta bottazza? Perché ti sta bottazza? Ragazzi, si gioca così a sto gioco. Ora qua tiriamo una bella ulti. Dai, si va. Ok, muore, dai. Qua mi sa che muoio io, però. No, non è vero, ancora resisto. Barcollo, ma non mollo. Ho preso un'altra ulti, dai. Siamo quinti. Beh, in realtà, vedi, abbiamo fatto una camperata, secondo me, giusta. Siamo terzi, raga, sotto i miei. Perché ti sta bottazza il primo? Dai su, dai su. Sì, bravo, gira, rotea, bravo, bravo, mi piace. Sì, continua così. Ma dov'è l'ultimo? L'altro dovrebbe essere una... ok, era un colt. Dai, è il primo, su, forza, coraggio, ce la puoi fare a morire. Per carità, anche piccoli danni van bene. L'importante è che lui non recuperi la vita. Adesso qua perché è incastrato. Ok, dovrebbe essere fatta, raga. Oddio, forse no, non lo so. Ok, si è fatta. Sì, raga, siamo primi. Mi sa che manca una coppa. Mannaggia i pesci. Vabbè, giusto, giusto. Vediamo se è l'ultimo scammiamo. Io volendo potrei andare a botta sicura e camperarmela, ma non sarebbe contenutistico, ragazzi. Quindi non si campera. Prendiamo i power up e poi andiamo a caccia. Però sempre nei limiti, perché tipo stanita, no? Io devo mantenere le distanze di sicurezza. Si prende intanto qualche piccola bottarella. C'è anche una Jessie dall'altra parte che mi sembra che voglia, diciamo, dar noia. È andata giù la Jessie. Lui è rimasto one shot, però ormai non posso far niente. Il bull lo punzecchiamo sempre per la ulti. E basta, finisce lì. Qua siamo settimi. Io non mi ricordo se col sesto posto dà un più uno, perché nel caso in cui lo dà, abbiamo fatto. Comunque se arriviamo quinti sicuro ci siamo. Quindi cerchiamo di arrivare quinti. Ecco, qua non credo sia una buona cosa perché ci sono due Nita attorno a me. Mannaggia a loro. Qua potrebbe essere un bel problema. No, in realtà no, se ne sono andate a posto. Però vorrei cambiare anch'io. No, 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 no. Non so dove andare, raga. Che faccio? Provo a insistere su sta Nita. Non pushare a mezzi, ti prego. No, Edgar. No, Edgar. Ti prego, no. Non farlo. No, 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 no. No, 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 no. Vai da Nita. No, no. Mannaggia a lui. Allora, vediamo se bastava. No! E niente, rifacciamo. Devo arrivare quinto, si può fare, Edgar maledetto, che vuoi da me? Guarda come insiste, oh, pazzesco. Devo usare la tecnica del campeggio? Ho perso, raga, ho perso. E ora? Ecco, ho perso. No, io non ho parole, però. Ha saltato male. Godo, ha saltato male, mamma mia. Vabbè, adesso... questione di emergenza, al quinto posto lo facciamo qua. Esattamente in questo modo ce l'abbiamo. Ora siamo a 500 tonde tonde. Possiamo andare in giro, non c'è problema. Siamo anche quarti, sì, ma si va oltre. Ma anche terzi, ma non c'è problema. Aspetta che voglio pushare. Anzi, ormai proviamo a vincerla. No, ma non la vincerò mai, impossibile. Però nel dubbio qua la Nita che fa adesso? È incastrata, quindi potrebbe essere scomoda questa situazione. No, pazzesco. Ho vinto. Ma non poteva andare così prima, dico io. Vabbè, comunque, ad ogni modo, abbiamo fatto un bel più 10. Andiamo a 508 coppe, più 300 punti stellari. Purtroppo il più 500 ultra soddisfacente non c'è per colpa di sto gioco maledetto. C'è un più 360. Sì, vabbè, questo non è neanche il mio account principale, quindi non è la stessa cosa. Ma dai, è così.